Perché una società immobiliare preferisce recuperare finanza da privati piuttosto che chiedere un prestito a una banca avendo interessi inferiori? Ok, allora, diciamo che... Guadagni sicuri dal 9 al 15% annuo con l'immobiliare, investendo anche piccole somme di denaro. Tutto è iniziato da un'email ricevuta da una delle tantissime aziende che vogliono collaborare con me. Quindi ho pensato, che figata, avevo giusto bisogno di un po' di soldi per andarmi a ballare la fresca. Ma prima di accettare la collaborazione, come al solito, per evitare di sponsorizzare cose di cui non andassi proprio fiero, ho fatto un po' di ricerche. Carissimi investitori, mettetevi comodi e guardate il video fino alla fine, perché per realizzare questo contenuto ci ho messo veramente un sacco di tempo. Mi sono addirittura imbucato nella sede centrale dell'azienda in questione per fargli delle domande scomode, e verso la fine del video vi svelerò anche quanti soldi ho investito in uno di questi investimenti immobiliari, il tutto con una trasparenza senza pari. Quindi proprio per questi motivi vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale lasciando la campanellina e a condividere questo video con i vostri cari amici investitori. L'azienda in questione si chiama Recra e si occupa di fare crowdfunding immobiliare. Ma che cos'è il crowdfunding immobiliare? In pratica è un sistema che permette a molte persone di investire piccole somme di denaro in progetti immobiliari nella speranza di avere un ritorno economico. Per spiegarvela in modo semplice, immaginate che ci sia la possibilità di comprare una casa molto fatiscente a 100.000 euro. La casa la ristrutturate e la dividete in due abitazioni differenti per poi rivenderle a un prezzo totale maggiore di tutto quello che avete sostenuto per comprare l'abitazione e fare lavori. Avete così guadagnato dei soldi. Ora, nel caso del crowdfunding, tutto questo non viene fatto da una singola persona, bensì da tanti piccoli investitori che mettono insieme i loro soldini e, una volta portato a compimento il progetto, si spartiscono i guadagni. Recrowd, come tutte le altre piattaforme simili, si occupa semplicemente di fare da punto d'incontro tra l'imprenditore che vuole avviare un progetto immobiliare e tutte le persone che potenzialmente potrebbero essere interessate a investire in un progetto del genere. Fin qui non sembra poi così male, non credete? Ma allora dov'è il problema? Beh, il fatto è che spesso si associano gli investimenti immobiliari a un rischio molto basso. Invece, quando sono andato a fare le mie ricerche su internet, ho notato che sotto i video dei vari youtuber che sponsorizzavano Recrowd c'erano alcuni commenti negativi. Hai dimenticato di dire che i progetti non rientrano e sono tutti in ritardo dall'estate 2023. Lasciate perdere, tante opportunità in ritardo e non parliamo di... anni e anni di ritardi e non sappiamo neanche se rivedremo mai i nostri soldi. Confermo, ho investito su due progetti, su uno nessun problema, restituiti i soldi nei tempi. Per l'altro progetto ho paura che non rivedrò mai i miei soldi. Ma abbiamo anche un commento dove scrive: è una piattaforma più che seria, la migliore nel settore dato che da marzo fa da sostituto d'imposta. I progetti in ritardo sono minimi in percentuale. È tuttavia importante però fare un distinguo tra i problemi che può avere Recrowd e i problemi del crowdfunding immobiliare in generale, quali potrebbero essere banalmente il rischio intrinseco del mercato immobiliare, tempi burocratici italiani o addirittura il notaio che ha mal di pancia e non può venire all'atto causando così dei ritardi. Infatti, se andiamo a vedere anche su Trustpilot, notiamo che il punteggio medio di Recrowd è in realtà molto alto e la maggior parte delle recensioni negative che lamentano ritardi o addirittura mancati pagamenti sono legate proprio a progetti connessi con il 110%, che come ben sappiamo è stato lo Stato che ha smesso all'improvviso di pagare. Quindi si può dire che la colpa non vada ricercata in Recrowd, bensì in questo caso nello Stato, oppure in altri nelle ditte costruttrici che si occupano di fare le ristrutturazioni facendo però dei ritardi. E questo va specificato perché tutti i problemi di cui stiamo parlando in questo video non riguardano nello specifico Recrowd, bensì il crowdfunding in generale. Quello che si evince però dalle analisi che ho fatto è che l'azienda sembra effettivamente essere un'azienda seria. Sono regolamentati dalla Consob come fornitori di servizi di crowdfunding, quindi tutto quello che fanno lo fanno nella legalità. Quindi in buona fede ho deciso di accettare la collaborazione. Come avevo detto all'inizio, la parola chiave di questo video è trasparenza, quindi vi dico già da subito che per lavorare a questa collaborazione ovviamente mi hanno dato un compenso economico. Per motivi contrattuali non vi posso svelare la cifra, comunque essendo un video inchiesta sappiate che cercherò di rimanere il più imparziale possibile. Spero che apprezziate questa mia onestà e soprattutto vorrei ringraziare Recrowd perché mi ha permesso di realizzare questo contenuto esattamente come lo volevo io, e cioè partire dai lati negativi, dai problemi del crowdfunding immobiliare, dalle
criticità che altri content creator magari non affrontano nei loro video. Una volta capito che non si tratta di una truffa, quindi, da investitore volevo capire quanto avesse realmente senso mettere a rischio la propria liquidità per un rendimento del genere. Nel senso, io investo i miei soldi per un ritorno atteso del 9% annuo, ma se il progetto fallisce, che succede? Perdo tutto. L'unico modo per farmi davvero un'idea e rispondere alle mie domande era necessariamente quello di andare a Milano nella sede di Recrowd e porre le domande direttamente a loro. E qui li ringrazio nuovamente perché le domande che io ho fatto a mio parere erano veramente scomode, ma loro non mi hanno fatto problemi, anzi lo hanno visto come un modo per far vedere che sono un'azienda seria e distinguersi dalle altre. Io sono Simone Putignamo, sono il CFO e co-founder di Recrowd. E così la prima domanda che subito mi è venuta in mente è: perché un'azienda immobiliare recupera finanza da dei privati piuttosto che chiedere un prestito a una semplice banca avendo degli interessi inferiori? Ok, allora diciamo che a questa domanda c'è la risposta con il fattore V, nel senso che ci sono le due V che sono le cose fondamentali che portano un'impresa immobiliare a richiedere finanza a una piattaforma come la nostra piuttosto che a un istituto bancario, che sono la visibilità e la velocità. La visibilità perché logicamente un portale come il nostro, che ha un numero importante di iscritti, porta visibilità all'impresa, che come è successo in dei casi concreti ha ad avere visibilità anche sullo sviluppo poi dell'operazione per il proponente stesso. E la parte di velocità sicuramente è una parte fondamentale, perché soprattutto nella parte di acquisizione dell'asset un'impresa ha bisogno di denaro velocemente e ha bisogno di avere quella che è una parte fondamentale soprattutto per chiudere il deal, no? Perché poi è un mercato competitivo su cui c'è tanta appunto competizione, su cui se ti sfugge un'operazione la prende qualcun altro, logicamente non hai più accesso all'operazione stessa. Quindi la parte di velocità va sicuramente a nostro vantaggio, dato che comunque la media più o meno di operazioni nostre che si finanziano è all'incirca di 3 o 4 giorni, più una parte di 4 giorni di diritto di recesso per gli investitori. Quindi arriviamo a erogare la finanza alle imprese che la richiedono massimo in una decina di giorni tendenzialmente. Posso chiederti dove trovate e come trovate, diciamo, questi asset che hanno un prezzo così vantaggioso su cui poi farci tutto questo lavoro di ristrutturazione, eccetera? Mi vengono in mente forse aste giudiziarie, non lo so. Allora, non siamo noi a trovarli, nel senso che ce li propongono gli operatori immobiliari, e le operazioni derivano dai canali classici, quindi che possono essere o il mercato libero oppure tendenzialmente sì da aste giudiziarie, qualsiasi diciamo tipo di asset che ha un rendimento intrinseco importante può essere finanziato sulla nostra piattaforma. Quindi da che cosa derivano esattamente i profitti che poi date agli investitori? Ti do una duplice risposta che è importante. Trattandosi nel nostro caso di lending crowdfunding immobiliare, abbiamo l'obbligo di fare una verifica sul fatto che il proponente sia solvibile anche nel caso in cui l'operazione non dovesse essere venduta nei tempi prestabiliti, quindi che inserendo l'operazione all'interno dei flussi di cassa della società sia in grado di rimborsare un prestito anche se l'operazione non dovesse andare a buon fine, quindi come succede banalmente all'interno del canale bancario quando ti doti di un mutuo. E la seconda parte della risposta invece, che è quella da cui derivano la maggior parte poi delle situazioni, i rendimenti derivano da operazioni che hanno un rendimento anche per l'imprenditore molto interessante. Per dare un dato proprio reale, non guardiamo operazioni che ci vengono proposte se il business plan inizialmente non ha un rendimento per l'imprenditore almeno del 30%, perché diciamo che sappiamo che quello è il punto di caduta in cui, montando poi i costi della finanza e una campagna crowd, c'è un rendimento soddisfacente anche per l'imprenditore stesso. Per l'imprenditore tu intendi? Intendo proprio chi sviluppa l'operazione, cioè poi dentro l'operazione ovviamente ci sono tanti attori che compongono lo sviluppo, come magari a chi viene dato l'appalto per fare proprio il cantiere, però io per l'imprenditore parlo proprio per quella persona che con la sua SRL o SPA arriva sulla piattaforma e ci propone quel tipo di operazione. Allora, visto che i rendimenti, gli interessi sono così alti, ti volevo chiedere quanto è realmente rischioso il crowdfunding immobiliare, perché uno spesso associa il mercato immobiliare come uno dei, forse degli asset, delle forme di investimento meno rischiose in assoluto. Invece quanto è rischioso fare crowdfunding immobiliare? Allora, il rischio chiaramente implicito, e questo è riportato poi anche all'interno del nostro sito e ovunque, è giusto dirlo, è
nel fatto che se un'operazione non va a buon fine ci può essere anche la perdita integrale del capitale. Noi abbiamo voluto spostare il focus legando ai crowdfunding un mondo del real estate, proprio perché comunque l'asset che compone l'operazione che i nostri finanziatori vanno a finanziare è un asset sicuro, quindi c'è un asset sottostante che, come ti dicevo prima, genera un rendimento, e oltre a generare un rendimento, poi anche nei casi di specie dove magari le operazioni non vanno come ci si aspettava, o perché succedono n cose che possono portare all'operazione a andare su una strada leggermente diversa rispetto a quella che era stata preventivata, però c'è un immobile che è assolutamente attaccabile e aggredibile da parte nostra, e che comunque è quello che ha dentro un rendimento implicito su cui riusciamo poi a rivalerci anche nel caso in cui l'operazione non dovesse andare come si pensava. Per cui il rischio c'è sicuramente, viene mitigato poi soprattutto da una selezione accurata degli asset che consente di abbassare notevolmente il rischio, e questo poi lo dimostrano anche i numeri che noi abbiamo visibili sulla nostra piattaforma, come impone la normativa, sia sui tassi di ritardo che sui tassi di default dell'operazione, che sono molto molto bassi. Ok, visto che appunto hai parlato adesso di ritardi, ti volevo chiedere, io ho visto qualche commento su YouTube, qualche recensione su Trustpilot, che cosa rispondete a chi lamenta ritardi o mancati pagamenti? Allora, noi abbiamo un'assistenza clienti innanzitutto che è dedicata e risponde costantemente a tutte le richieste che arrivano da parte dei nostri investitori, tra cui logicamente ci sono anche le richieste di progetti che possono andare in ritardo. Noi abbiamo un iter che è quello sempre di riportare delle informazioni il più dettagliatamente possibile, che però sono informazioni che ci vengono fornite dall'offerente stesso, quindi dall'imprenditore che sviluppa l'operazione. Abbiamo avuto casi di ritardo che si sono risolti tranquillamente, perché è giusto che tutti lo sappiano, ed è un'informazione comunque che è a conoscenza di tutti, e soprattutto in un mondo come quello del real estate il ritardo, diciamo, è l'ordine del giorno. Basti pensare che anche una persona, come magari che sta vedendo poi questo video, ha comprato almeno una volta nella vita una casa, gli sarà capitato che il rogito che era stato fissato alla data X poi viene sposato alla data Y per impossibilità di qualsiasi attore che compone la filiera dell'acquisto finale. Questo può succedere chiaramente anche all'interno della nostra operazione. Sulle operazioni, quelle invece che poi risultano essere un po' più complicate nella parte di recupero, ne abbiamo avuto in particolare due casi che ci hanno consentito poi di sviluppare quello che è il RecLoud di adesso, ossia una piattaforma su cui sono state comunque inserite anche delle tutele in favore degli investitori, che consentono poi per le operazioni in ritardo di avere un processo di recupero che è già definito a monte. Questa è una cosa molto importante. Ok, e infatti ti volevo chiedere, che cosa succede quando un progetto immobiliare non va come sperato? Cioè, nel pratico, che cosa fate voi? Che cosa succede all'investitore? Che tutele ho io come investitore? Le tutele che hanno gli investitori sono inserite all'interno del progetto e dei contratti già all'inizio. Abbiamo adesso fatto un contratto di consulenza con la NF Consulting, che è una società che si occupa specificatamente, alla licenza per effettuare il recupero del credito, e le tutele che sono inserite all'interno dei contratti sono o l'atto di ricognizione del debito o la cambiale in bianco. Sono due tutele molto importanti che va specificato che non ci danno la possibilità direttamente di aggredire il bene, ma sono molto importanti per l'accelerazione dei tempi nel recupero del credito stesso, perché sia la ricognizione del debito che la cambiale ti consentono poi di poter accelerare il tempo del recupero. Una volta accertato il default, entra in gioco l'MF Consulting con la parte di recupero, attiviamo o la parte di atto di ricognizione del debito o la cambiale, secondo di quello che è stato sottoscritto a monte da parte del proponente, e poi la pratica viene passata a un legale specifico che si occupa poi di ottenere tutte quelle che sono le formalità per poi portare a compimento la parte di recupero. Quindi se adesso ci abbiamo messo un paio d'anni con la parte di tutele già inserite, con il mandato che viene dato prima della firma del contratto e tutto, i tempi si accorciano in maniera drastica rispetto a quelli che sono invece quelli che abbiamo portato avanti adesso su queste due iniziative. Ok, questo è buono. Senti, io sempre su internet ho visto che ci sono problemi su molti progetti legati al 110%. Io immagino il perché, però poi vorrei comunque chiederti di parlarne. Sì, è un filone che abbiamo cercato di cavalcare anche noi nel periodo in cui ovviamente ha avuto il boom, e ci tengo a fare una precisazione su questa cosa perché è doverosa. Noi abbiamo 3 o 4 progetti in ritardo con il 110, in cui noi avevamo inventato, se così si può dire, un tipo di prodotto che era quello di finanziare le imprese tramite un bridge per farle arrivare allo stato avanzamento lavori del 30%, che
era quel punto di caduta in cui poi gli istituti acquistavano sostanzialmente il credito. Ci siamo inseriti forse nel momento sbagliato, nel senso che poi purtroppo la normativa a livello nazionale è cambiata svariate volte, ci sono state tutta una serie di complicazioni che hanno complicato logicamente anche le nostre campagne. Anche queste adesso le abbiamo inserite all'interno della parte di recupero, cercheremo di recuperarle, e anche su quello, su due progetti che abbiamo già ottenuto con il tribunale dei decreti ingiuntivi, che vuol dire che siamo molto avanti anche per questo con il processo di recupero. Però abbiamo finanziato anche una società che si chiama Gavetti Lab, che del 110 ha fatto il suo mantra, una società del gruppo Gavetti che ha fatto nel 2022 100 milioni di fatturato con oltre 1 miliardo di lavori svolti, riqualificando praticamente un grossissimo numero di condomini e quindi dando un aumento della qualità della vita a tutte le persone che componevano queste abitazioni. Quindi abbiamo questi 3-4 progetti in ritardo, però dei 22 milioni e mezzo che abbiamo finanziato con Gavetti Lab ne abbiamo già restituiti più di 15 ai nostri investitori. Gli ultimi 7,5 li restituiremo tra l'altro adesso a breve, con l'ultima campagna che scade a metà luglio, e i rimborsi sono tutti quanti previsti nel tempo prestabilito. Quindi diciamo che abbiamo vissuto anche noi un po' il momento dell'incaglio, in cui purtroppo gli imprenditori si sono ritrovati succubi di modifiche regolamentari che hanno portato a questa cosa qua. Dall'altro lato però abbiamo fatto anche tante cose interessanti anche con questo filone. Allora, invece ti voglio chiedere, come scegliete voi i progetti? Questa è una bella domanda, potrei parlare un'ora su questa cosa, cerco di essere sintetico. Noi abbiamo un metodo di selezione che è composto da 25 passaggi codificati, che è un metodo di selezione interna, che va dalla presentazione da parte dell'imprenditore della società che vuole proporre un progetto, fino alla parte di diligence che poi noi esternalizziamo completamente per essere parte terza nella fase ultima di valutazione. E la fase di due diligence la esternalizziamo a due soggetti, che sono Abaco per la parte tecnica e Pargest per la parte finanziaria, che assegnano anche un rating all'operazione stessa. Quindi usciamo con un rating di quelli classici, puramente immobiliare, nel quale i nostri investitori, attraverso un documento fruibile di tutti i progetti sulla piattaforma, possono avere un riscontro immediato. Sono circa 18-19 pagine di documento in cui c'è tutta la parte con la valutazione finanziaria e tecnica dell'immobile, che ti fa decidere, diciamo, se un'iniziativa ti piace di più rispetto che un'altra, piuttosto che ti piace o non ti piace. Gli investitori vedono la parte finale, ma costruire una campagna di crowdfunding dietro le quinte è un qualcosa di abbastanza complicato. Quindi tutto il lavoro che mi ci dedichiamo e che i ragazzi dedicano è fatto al 100% per presentare operazioni che poi ci fanno avere anche dei numeri, anche sui tassi di ritorno e tutto, che sono molto molto interessanti. Per te i progetti magari saranno tutti eccellenti perché sei quello che li deve proporre, ma io invece come investitore come dovrei scegliere il progetto giusto sui tanti che ci sono su Reground? Diciamo che noi abbiamo investitori che scelgono nella maniera più disparata, cioè abbiamo investitori che semplicemente magari li fanno quasi tutti per avere una diversificazione massima del proprio portafoglio. Abbiamo investitori che sono un pochino più skillati, che sono quelli che magari guardano i documenti. In altri casi semplicemente vengono scelti perché hanno dei rendimenti più alti o più bassi a seconda del progetto che viene presentato. Se ti dovessi consigliare io quale progetto scegliere, ti direi sono buoni tutti, logicamente, perché sennò non passerà questa selezione. Però noi abbiamo creato anche dei cluster, che sono delle categorie, nel quale abbiamo voluto identificare dei progetti che avessero, ad esempio nella categoria elite, noi teniamo quei proponenti che hanno uno storico anche a livello di sviluppo immobiliare o comunque dei bilanci depositati tutto di una certa entità. Poi abbiamo una categoria che è la categoria dell'exclusive, in cui si vanno a inserire quei proponenti che stanno crescendo bene, che hanno già fatto dei progetti con noi e che hanno anche già fatto tante restituzioni. E poi abbiamo una categoria relax, che è quella per i progetti un po' più piccoli, su cui invece proponiamo magari proponenti nuovi, operazioni un pochettino più piccole. Quello che proponiamo sempre noi è diversificare al massimo il proprio portafoglio per non concentrare tutto il rischio su un singolo asset, ma ad esempio nella categoria elite, quando escono dei progetti, mettere quel ticket per bilanciare poi il portafoglio in modo tale che hai più soldi su un asset che però è più sicuro. Se ci sono interessi alti, voi del team investite in qualche vostro progetto? Allora sì, io personalmente l'ho fatto, anche i ragazzi che lavorano da noi eccetera lo fanno. Questo lo specifico, noi abbiamo esattamente le stesse informazioni che hanno tutti gli investitori che vedono i progetti che vengono presentati sul portale, con tutto accesso alla documentazione e tutto. Inseriamo un disclaimer in ogni progetto dove noi investiamo, nel quale c'è
proprio scritto che una persona che o lavora in Recrowd o che fa parte dell'azionariato di Recrowd ha investito in quel progetto. Questo siamo obbligati a dirlo, perché da fine novembre siamo regolamentati da Consob e da Banca d'Italia, ed è una cosa che ci viene imposta e la ritengo corretta. Soprattutto la parte corretta è il fatto che noi non abbiamo accesso a delle informazioni privilegiate, ma semplicemente io, come un qualsiasi utente normale che si approccia alla nostra piattaforma, vado a selezionare un progetto perché ha delle caratteristiche che più di un altro mi aggradano semplicemente. Ma quindi tutta questa chiacchierata che ho fatto è servita realmente a farmi rivalutare il crowdfunding immobiliare e l'azienda in questione? In realtà sapete che vi devo dire di sì, o meno devo dire che il CFO è stato abbastanza convincente, soprattutto per come ha risposto alle domande più scomode che gli ho fatto, e mi è piaciuta veramente tanto la sincerità che ha avuto nel rispondere in maniera veramente onesta anche alle domande, quelle su cosa potrebbe accadere in caso addirittura di fallimento di un progetto. In definitiva io mi sono abbastanza convinto, ma per spirito di completezza l'unico modo per farvi avere un risultato al 100% attendibile è quello di investire personalmente in un loro progetto. E infatti adesso apriamo il computer che vi mostro dove sono andato a buttare i miei soldi. Allora, come potete vedere, mi sono fatto io stesso un account Recrowd. Adesso nel mio portafoglio non ho soldi, perché 500 euro che avevo caricato li ho investiti in un progetto immobiliare su Roma che adesso vi voglio mostrare. Infatti se andiamo su investimenti, eccolo qua, via Prisciano, che appunto si trova in una zona molto buona di Roma, e come potete vedere ho investito 500 euro con un ritorno atteso del 9% annuo. Se clicchiamo qua andiamo alla pagina del progetto, dove appunto ci mostrano tutto quello che è la loro intenzione per farci guadagnare soldi e per guadagnare soldi loro stessi, diciamo, e come possiamo vedere il progetto ha una durata di 15 mesi, o almeno così dicono. Io, carissimi investitori, vorrei sottolineare che questi 500 euro ce l'ho messi realmente di tasca mia, nel senso che loro ovviamente mi hanno dato un compenso economico per fare questa collaborazione, però poi una volta tolte le tasse sui soldi rimanenti potevo farci sostanzialmente quello che volevo, e parte di questi soldi, 500 euro quindi, anche per completezza ho deciso di investirli in un progetto immobiliare che mi convinceva. In un prossimo video andrò anche a fare visita al cantiere, sarà secondo me una figata perché potremo vedere proprio con i nostri occhi dentro al cantiere il loro operato, come stanno ristrutturando e tutto, quindi veramente non sto nella pelle di vedere il mio primo investimento immobiliare. E poi comunque dopo 15 mesi sui miei 500 euro dovrò teoricamente guadagnare un 12%, quindi buttalo via insomma. Carissimi investitori, io spero che il video vi sia piaciuto, ho cercato di essere il più completo, il più onesto, il più trasparente possibile sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i fronti veramente. Spero davvero che questa idea vi sia piaciuta. È così, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video di questa serie, perché come ho detto prima appunto, tra qualche mese andrò io fisicamente a vedere lo stato dei lavori del mio primo investimento immobiliare, e tra 15 mesi ancora potremo vedere effettivamente come è andato il mio investimento e se ho realmente guadagnato senza ritardi. Nel frattempo, se non volete aspettare così tanto, noi ci vediamo in uno di quest'altri video.